Gesù aveva degli amici, amava tutti, ma aveva degli amici col quale aveva un rapporto speciale, come si fa con gli amici, di più amore, di più confidenza. E tante volte si sostava a casa di questi fratelli, Lazzaro, Marta, Maria. E Gesù sentì dolore per la malattia e per la morte del suo amico. Arriva al sepolcro, si commosse profondamente e molto turbato domandò dove lo avete posto. E Gesù scoppiò in pianto. Gesù, Dio, ma uomo, pianse. Un'altra volta nel Vangelo si dice che Gesù ha pianto, quando pianse su Gerusalemme. E con quanta tenerezza piange Gesù. Piange dal cuore, piange con amore, piange con i suoi che piangono, il pianto di Gesù. Forse ha pianto altre volte nella vita, non sappiamo. Sicuro nell'orto degli ulivi. Ma Gesù piange per amore sempre. Si commosse profondamente e molto turbato pianse. Quante volte abbiamo sentito nel Vangelo questa commozione di Gesù con quella frase che si ripete: vedendo ne ebbe compassione. Gesù non può vedere la gente e non sentire compassione. I suoi occhi sono col cuore. Gesù vede con gli occhi, ma vede col cuore. È capace di piangere. Oggi, davanti a un mondo che soffre tanto, tanta gente che soffre le conseguenze di questa pandemia, io mi domando, sono capace di piangere, come sicuramente lo avrebbe fatto Gesù e lo fa adesso Gesù? Il mio cuore assomiglia a quello di Gesù. E se è troppo duro e sono capace di parlare, di fare del bene, di aiutare, ma il cuore non entra, non sono capace di piangere, chiedere questa grazia al Signore. Signore, che io
pianga con te, pianga col tuo popolo, che in questo momento soffre. Tanti piangono oggi. E noi da questo altare, da questo sacrificio di Gesù che non si è vergognato di piangere, chiediamo la grazia di piangere. Che oggi sia per tutti noi come la domenica del pianto.